per spiegare, tra virgolette, quello che è successo, dobbiamo introdurre il concetto di temperatura di bulbo umido, che praticamente ci permette di determinare i valori di temperatura e umidità, per cui l'aria è così satura di vapore, quindi non permette l'evaporazione dell'acqua da un corpo bagnato, come per esempio quello dei piloti. Questo pone un limite alla temperatura oltre il quale il sudore non riesce a evaporare, e questo si verifica principalmente quando si oltrepassano i 30 gradi centigradi, e quindi il corpo perde quasi completamente le capacità di abbassare la temperatura corporea. Vedi per esempio Alonso, che ha registrato una temperatura percepita nell'abitacolo di 80 gradi, Norris, Russell, che comunque si sono dovuti aprire la visiera, ma anche lo stesso Leclerc mentre era ai box o all'ingresso in pit lane ha aperto la visiera per prendere un po' d'aria. E questa è una condizione anche piuttosto pericolosa, perché se non si interviene abbassando la temperatura c'è il rischio di morte certa entro 4-6 ore, perché il corpo alza la temperatura di un grado ogni 45 minuti.